molto interessante questo commento che ho scelto per il comment contest. Perché le persone si rovinano la vita. Oggi voglio discutere insieme a voi questa dinamica molto particolare che forse presa singolarmente non darebbe problemi, ma una delusione dopo l'altra, anche riguardante piccole relazioni superficiali che però continuano ad accumulare esperienze di rifiuto o di abbandono, possono portare una persona ad avere dei seri momenti di down. Perché noi i nostri momenti di down possiamo averli o per una grande delusione, un grande trauma, una grande sofferenza, oppure perché continuiamo ad accumulare delle delusioni. Però se voi ci pensate bene, se riflettiamo insieme un attimo, forse queste sono delusioni che si potrebbero evitare, perché anche la recidiva sull'abbandono e sul rifiuto ci può portare alla deriva. Cosa vuoi dirmi, Alessandra? Non capisco, quindi sarebbe colpa mia. Diciamo che noi abbiamo comunque la possibilità di osservare le persone che abbiamo davanti, ma prima di osservarle, prima di metterci a contatto con loro, vorrei spiegarvi una cosa. Indicativamente, chiunque di noi parte da casa con un proprio obiettivo, conscio o inconscio. Chiunque di noi tende ad andare verso la soddisfazione dei propri bisogni e dei propri valori. Prendiamo ad esempio, come cita la ragazza in questo commento, una persona impegnata. Secondo voi, una persona impegnata, che quindi ha una relazione e un totem affettivo a casa, nel bene o nel male non sta a noi dirlo, nel momento in cui esce e si mette a contatto con un'altra donna, con un'altra persona, quale potrebbe essere il suo obiettivo, conscio o inconscio? Quale potrebbe essere il bisogno che vuole soddisfare, tenuto conto che a casa sua ha già un totem affettivo? Questo spesso va in netto contrasto con quello che invece potrebbe desiderare e cercare una ragazza o una donna libera, quindi l'affettività, che include anche l'aspetto intimo. Però sono due persone che partono da casa con due bisogni e di conseguenza due obiettivi inconsci completamente diversi. Allora che cosa succede? Che la donna, per realizzare il suo desiderio di relazione, si concentra soprattutto su se stessa e su quanto può piacere a quell'altro, che sicuramente gradirà una bella donna, una donna solare, una donna disponibile, perché sta cercando una distrazione. I primi segnali sono legati al gradimento fisico, quindi lui manifesterà senz'altro del gradimento fisico che lei interpreterà come interesse. Potrebbe probabilmente nascere una relazione e nascere anche l'equivoco dato dal fatto che l'obiettivo di questa persona era prettamente fisico, quello della donna no. Ora qualcuno che si sentirà triggerato salterà su dicendo che conosce due persone che si sono conosciute in questo modo, poi si sono sposate, adesso felicissime, va tutto bene. Ragazzi, io sono possibilista, è possibile tutto, che sia probabile no. Quindi molto importante, per non rovinarsi la vita, mantenere il focus sull'altra persona. Quando conoscete una persona nuova, il vostro primo interesse non dovrebbe essere quello di piacerle, che tanto gli piacete lo stesso, altrimenti non si intratterrebbe con voi, ma di capire quali sono i bisogni, i valori e gli obiettivi di quella persona, senza psicanalizzare nessuno. Questa dovrebbe essere una skill che tutti potrebbero avere proprio per comunicare meglio con gli altri, anche in amicizia, anche sul lavoro e soprattutto per non cadere in situazioni dove alla fine ci si cade solo perché si segue il proprio sogno.